Maria Antonietta Di Girolamo, insegnante di italiano e storia a Milano, ma per questa volta sei tornata in casa perché lei è originaria di Campobasso, di Campo di Pietra. Fa parte della giuria del premio letterario Campo di Pietra per la poesia e questa sera in questa bellissima location anche la presentatrice della cerimonia di premiazione della poesia. Sì, per me è molto piacevole essere qui. È stato bello fare parte della giuria del premio, lo è ogni anno, Iniziamo dalle perché è proprie bello leggere le ambizioni, poesie che sono se sempre posso. espressione di sentimenti, di vite vissute, di esperienze, di incontro con l'altro. Sono particolarmente felice chiaramente anche di presentarlo e di godere della stima e dell'affetto dell'Associazione La Pietra Remige che organizza ogni anno questo concorso letterario. Quest'anno da tutta Italia e non solo, ci dicevano anche dall'estero, sono arrivati 150 componimenti. Di che livello e soprattutto è stato difficile scegliere i vincitori? È sempre difficile scegliere, sono sempre difficili le scelte e in queste occasioni in particolar modo, perché dietro le poesie ci sono le persone con le proprie vite e le proprie emozioni. Sono giunte poesie dalle diverse regioni d'Italia, alcune poesie sono arrivate anche da italiani residenti all'estero e sono componimenti di diverso livello, alcune ci hanno emozionato particolarmente per la loro semplicità, altre per la loro complessità, ma forse mi ripeto, è comunque un'esperienza importante. Iniziamo dalla proclamazione del terzo posto che è stato assegnato alla poesia di Francesco Rizza. Il titolo della poesia di Francesco Rizza è Io resto qui. Ho udito da qui la fretta dei viaggi interrompersi dopo la gioia dell'alba prima di vento. Fragori inattesi tra i respiri del mondo che si muoveva col suo passo normale. Ho udito i pianti di bambini innocenti con le guance rosse di gioia, esprimersi come la luce intorno, a spezzare l'immensità del silenzio e la perfezione dell'infinito. Ho visto gocce cammini di sangue su vetri infrantoni, i fremiti di pelle, della gente piegata alle robe della morte, rovesciare il passero con le prime fragole dei boschi nella sua primavera. Ma io, con questo vento terzo ed ebbro di sole, resto qui, in questa striscia di cielo che sembra mare, con la paura di annegare tra l'impotenza agenda del terrore e la percezione del reale. Non voglio certezza e paura del mondo. La sua luce mi ferisce. Affolla troppe pagine al mio giornale. Dimani al cielo senza lacrime. Gli uomini che fanno battaglia per le idee e il suo Dio. La poesia è allo scoperto e tassella il presente. Portate al nemico peggiore la pioggia di questi versi, il sole del mio sorriso. Si regala al mondo con la prudenza.
crudeltà dell'uomo che uccide e ruba negli occhi degli orfani la speranza, per poi lì lasciarli soli ad annegare in un mare di lacrime. Nella torre di Babele non smette mai la festa, un'allegra orchestrina suona all'infinito per drame e si illumina la faccia incipriata che nascondono il ghigno dietro un'immobile risata. Benvenuti, signori, questo è il vostro ballo. Giullari di corte non possono mancare, con i loro incisivi bianchi e brillanti e lingue sguainate come serpenti. È inutile urlare le parole d'aiuto se i bambini agiscono nei cassonetti. Al di sopra del credere umano, l'orrore scompare dietro un cellulare. A volte l'aria è pregna di rabbia, ristagna sui sassi di una strada scommessa, macchiata di sangue, ma non basta indignarsi nell'ora più scura. L'uomo attraversa la sua ombra, lacerato da morsi di follia, affiora prepotente la nostalgia di tempi passati, muore la speranza. Prego, signori, continuate la vostra danza. Il primo posto è stato assegnato alla poesia di Floridana De Felicibus di Acri, in provincia di Teramo. Insegnante di scuola elementare, Floridana De Felicibus ama dipingere e scrivere versi. Ha conseguito ottimi risultati in concorsi nazionali e internazionali di poesia e narrativa. I mille volti del Sahel è il titolo della poesia vincitrice della sesta edizione del premio letterario Campo di Pietra per la poesia. Succede, magari già tutto scritto, il nascere tra frame e sabbia, il vivere restando al margine dove tutto finisce e inizia nel grembo del Sahel. Succede di sbocciare in spazi di parole, tra passi di distanze vuote, e restare fermi, nelle orme contorte, in silabari d'erba, sfiorite sulla bocca. Succede lì a Fabri, ai suoi passi incerti, ammaliati dagli sfavillanti ordigni a grappolo, miracolanti giocattoli urlati tra le sue ali, sulla sua faccia. C'è sempre, da qualche parte, un destino. E dall'altra un tizzone ardente che palugina e scrive su un altro cielo. Qui, nel Sahel, tutto è già scritto ai margini, su una terra di nessuno. Qui, la polvere finisce e ricomincia, e ombre vuote restano appese su radici di danze illusorie. Ma tra mille volte accecate dal petrolio, ali e lumi nidificano ancora tra le canne e fiori di bruno tra volti di farfalle. Qui a Madawa, ogni primo vagito di bimbo reclama la svolta di un destino. In un mosaico di sfumature brulicanti, tra le braccia di un tramonto palpitante, in un tributio di vesti.